Allora, prima abbiamo iniziato a farlo mensile, poi ci siamo resi conto che i donatori non c'erano in questi paesi. Poi abbiamo iniziato ogni 3 mesi. Ora addirittura stiamo arrivando ogni 6 mesi, perché avendo problemi anche di medici, che in pratica l'AVIS provinciale non ha medici a volontà. Anzi, se qualche medico che non lavora, che è intenzionato ad andare diciamo, a fare volontariato con l'AVIS, basta che va all'AVIS provinciale e farà qualche giornata, diciamo, di donazione. E quindi la facciamo ogni 6 mesi più o meno e riusciamo ad avere, insomma, i donatori. Allora, i comuni, i nostri comuni sono tutti già coperti, perché a Campora c'è già l'AVIS, ad Amantea c'è già l'AVIS e loro vanno pure a Belmonte. Longobardi mi sembra che ci vanno pure quelli di Amantea, quindi altri paesi vuoti, diciamo, senza l'AVIS qua nelle zone nostre non ce ne sono, perché noi già facciamo Serra, Aiello, Cleto, e a Nocera c'è l'AVIS di Falerna che ci va pure, sono tutti coperti di qua i paesi. La gente è sensibile, diciamo che siamo lì, non aumentata e non diminuita, dobbiamo solo cercare di far avvicinare di più i giovani. Quello che ci mancano sono i giovani, perché magari uno che già arriva a 50 anni o un problema di salute o che ne so, per un problema di salute a volte non possiamo donare più. I giovani invece, che oltre che donare il sangue c'è pure il controllo, per esempio si fanno i controlli dell'epatite sempre, anche se non arrivano a loro, però se c'è un problema il centro trasfusione l'avvisa il donatore stesso. Perché loro, quando si fa il consenso informato, c'è il numero di telefono, questo va al centro trasfusionale e loro contattano direttamente il donatore e dire hai le transaminasi alti, vieni a me, contattano tutto loro. Ci sono persone purtroppo con patologie che vivono dalle trasfusioni, che ogni settimana si devono fare la trasfusione se vogliono vivere. Quindi se non abbiamo, purtroppo il sangue non si fa artificialmente, lo possiamo solo donare, quindi non è una cosa che possiamo sostituire, se si poteva sostituire era già diverso, purtroppo il sangue non si può sostituire. E poi servono tutti i gruppi di sangue, non è che un gruppo di più, un gruppo di meno, ognuno, qualsiasi gruppo di sangue, diciamo, serve, che poi si scambia, voglio dire, magari il mio donatore a un gruppo che magari ha un paziente del mio paese, non, si scambia con un altro, però se non, magari non si va a donare, allora c'è questa carenza.